adesso che ci penso, credo che io mi sono reso conto che c'era un mondo senza il lago dopo un po'. Cioè, nel senso che era così scontato che ci fosse che non mi chiedevo, cioè il viverlo era così naturale. Tutta la nostra infanzia e la nostra adolescenza, almeno poi è diventato un posto turistico, dunque erano gli altri che venivano da noi. E era continuamente legata al lago. I nostri giochi erano Gima giocava fuori di sotto era, voleva di là da là le case, la strada un più lungo lago. E si giocava tutte le attività legate un po' ai giochi classici di bambini, a comunque giocare da pesca, fai i pescatori, prendi la barca. Considera che questo era un paesetto chiuso, dunque noi uscivamo la mattina, l'estate rientravamo a pranzo, così cercavano urli, poi fuori un'altra volta. Ah, c'era una cosa, che c'era la zona della siesta nell'orario, perché questo piccolo paese era un paese di pescatori, quasi tutti i capifamiglia facevano i pescatori e dunque dopo pranzo andavano a letto perché andavano via la notte, ok? E dunque c'era come il coprifuoco. E se tu giocavi strillando, sa, facciamo le donnine dalla finestra e ti dicevano: oh, c'è la gente a letto! E tu castazzi, perché sennò ti menavano, capito? E perché era tutto condizionato, comunque la vita era in funzione del mondo dei ritmi della pesca. Anche il circolo canottieri, che è chiamato volgarmente dopo lavoro, era comunque il ritrovo nel pomeriggio dopo che si erano anche sistemate le reti e dunque tutta la vita del paese girava intorno a questi riti. Come l'ho vissuti? L'ho vissuti in maniera magnifica. Se le penso adesso, io sono stato tanto bene. E dentro forse è lì che poi dopo ho scoperto cos'era. Era lo stare in libertà, che poi mi ha condizionato tutto il resto della vita. E dunque, le mie scelte di vita sono state condizionate da questo. Dunque, lo stare comunque chiuso in un luogo per lavoro per me è impossibile. E anche per dopo, se fosse per altri motivi, non potrei starci più di tanto. Al terzo giorno comincia a dare matto perché mi manca proprio quelle che poi anche a non far niente, non è che devo per forza andare a pesca. Comunque è un grosso condizionamento. Non sono a scuola, era la più grossa difficoltà è stata quella. La generazione mia non ha seguito i padri a fare i pescatori, eravamo due o tre, e dunque io ho dovuto anche occuparmi, essendo la forza giovane, il resto era una persona anziana, neanche poi occuparmi di traghettare quella alla morte, diciamo, l'attività della pesca. Dunque, e per me era una sfida di vita e dunque ero pesante in quello, ne parlavo con ossessione e agivo di conseguenza e credo che questo per loro sia stato un po', non lo so, forse capito, in quei momenti era. Cioè, più di adesso per te era una missione, Sì, tutelare allora, no, anche il beh, allora mestiere del credevo pescatore. negli ideali, capisci? Nella vivere di ideali, capisci? Era proprio una cosa romantica che dovevo, la sentivo dentro, cioè lo scopo principale della mia vita. Dopo ho scoperto che la vita è un'altra cosa.